2, Prandin, quella storica dalla U2 alla 1. Palla 2, pallone controllato da Trieste con Justin Reyes, primo attacco biancorosso. Brooks si allarga la formazione biancorossa, arriva il blocco di Reyes che poi riceve, scambia con Michele Rusier che va a penetrare centralmente, cerca fuori l'americano Brooks che va a provare il sottomano, non ce la fa, poi recupera lo stesso rimbalzo che poi viene rubato nel passaggio da parte di Ogden. Ancora Reyes per Trieste, fuori Ruzier, cerca nell'angolo Brooks, trova il piede di Capitan Fantinelli e quindi prima rimessa in attacco per la formazione di coach Christian, che deve in qualche modo anche riscattarsi dall'ultima partita della formazione triestina che ha perso a 100 al supplementare dopo avere sostanzialmente in mano la partita nei primi due quarti. Pallone per Ruzier, cerca e trova Candussi, fortitudo molto fisica nella difesa, mani addosso, lo sappiamo, è una caratteristica delle squadre di Caia. Ruzier in penetrazione fino in fondo, pallone alzato al tabellone, Reyes va a rimbalzo ma poi perde palla e Fantinelli può impostare l'attacco per i bianco-blu. Esce dai blocchi Bolpin, va in penetrazione di sinistra, lo scarico fuori per Aradori, vede nell'angolo ancora Fantinelli che mette la tripla d'apertura. 9 minuti al termine del primo quarto, 3-0 per la Fortitudo. In attacco Eli Brooks, vede Candussi, il blocco però che non riesce ad avvantaggiarlo, Candussi finta il tiro, sappiamo delle sue qualità balistiche molto importanti dall'arco, ma qui perde un pallone, lui l'ultimo a toccarla con i piedi e quindi la Fortitudo potrà ripartire in attacco sul 3-0. Trieste che ripropone in questa situazione una pressing sulla rimessa che cerca di mettere in difficoltà i bianco-blu, che però in realtà partono in contropiede con Fantinelli, Bolpin, poi azione che si ferma. Deve reimpostare il capitano della Fortitudo che cerca e trova subito Bolpin, c'è il fallo di Eli Brooks e quindi rimessa in attacco per la Fortitudo. Formazione bianco-blu che ha puntato sugli italiani per quanto riguarda gli esterni e ha scelto invece entrambi gli americani sotto canestro. Aradori non recupera lui ma c'è Fantinelli a scambiare con Freeman. Aradori dai 5 metri, il suo tiro non lo mette, pallone che esce, Reyes potrebbe andare in contropiede, poi rientra la difesa bolognese. Ruzier, gran difesa di Bologna, Brooks in post basso per Candussi, se la gioca con Freeman, svitamento, tiro, fallo. E dunque ci sono due tiri liberi per il centro di Palmanova. Aveva fatto cose importantissime nelle prime tre partite, ha fatto bene anche per metà partita in quel di Cento, poi purtroppo è stato suo forse l'errore determinante su quella rimessa nel supplementare. Ora vuole chiaramente riscattarsi in questa partita. Primo tiro libero a segno, seconda possibilità per il lungo che sbaglia, il rimbalzo che viene recuperato alla fine della Fortitudo dopo una bella contesa sotto le planche. Capitan Fantinelli ad impostare il gioco, chiama a pugno alto Bolpin, riceve il blocco da Ogden, riceve poi in punta su di lui Eli Brooks che però gli cede una decina di centimetri in più dalla distanza. Ogden segna due conclusioni dall'arco, due canestri per la Fortitudo che va sul 6-1, Trieste sotto subito di 5 punti. Candussi va in penetrazione fino in fondo, la finta e poi a canestro, 6-3, riduce subito il margine il centro di Palmanova. Dall'altra parte Bolpin scambia subito con Fantinelli a chiamare pugno basso per la F, esce Bolpin, riceve Brooks, qualche difficoltà in questa marcatura. Nell'angolo cerca e trova Ogden, su lui c'è Reyes, bel duello tra i due, prova ad andare spalle canestro, poi dai 5 metri s'arresta, tira, rimbalzo di Ruzier che ora prova a far correre la squadra. Brooks, Candussi blocco, fuori per Ruzier, nell'angolo De Angeli, ancora Ruzier. Trieste deve trovare un po' le misure alla difesa ospite. Eli Brooks dai 7 metri e mezzo, il pallone entra, esce, rimbalzo di Ogden e la Fortitudo è già dall'altra parte con Bolpin. Giocatore molto interessante sia per qualità tecniche che per taglia fisica in questa categoria. Aradori penetra dai 3 metri, si arresta, c'è un fallo e arriva il fischio. Proteste del pubblico perché il fischio è arrivato con un po' di ritardo rispetto all'azione. Ad ogni modo ci sono due tiri liberi per l'uomo che un po'
il cuore e l'anima di questa formazione, è stato tanti anni anche in nazionale, Pietro Aradori, attaccante di razza. Due tiri liberi per lui, una carriera particolarmente lunga ed intensa per il 35enne, da Milano a Roma, a Biella, al Galatasaray, all'Estudiantes, a Venezia, a Reggio Emilia, a Virtus e poi la lunga militanza in bianco-blu. Trieste 3, Fortitudo 7, 6 minuti e 42 secondi da giocare, c'è un fallo sotto le plance del neo entrato Morgillo che ha sostituito Freeman. Rimessa d'attacco per Trieste di cui si va a incaricare Ruzier proprio sotto la curva nord. Esce dai blocchi Brooks, gran difesa ancora della Fortitudo che pressa su ogni singolo possesso. Ora recupera rimbalzo Ogden già dall'altra parte per Bolpin, va nell'angolo da Radori, il tiro da tre punti a segno. Tre conclusioni, tre canestri dall'arco, Fortitudo a quota 10, Trieste 3, Fortitudo 10 più 7, Ruzier va in penetrazione, si arresta sui 4 metri, vede Eli Brooks, ancora per Ruzier, Candussi cercano di servirlo, circolazione per linee esterne, non riesce il servizio a lungo, Ruzier, penetrazione, canestro, fallo, Andrei Lunetta per il tiro libero supplementare. Il playmaker triestino di Trieste che ha scelto di rimanere in bianco-rosso per tentare la scalata alla Serie 1 dopo la sfortunata stagione scorsa nella massima serie conclusa con la retrocessione. 5 a 10, tiro libero supplementare per Mikko Ruzier, sin qui per lui un percorso netto, 4 su 4 dalla linea della carità. A segno Michele Ruzier, Trieste 6, Fortitudo 10. Fantinelli, 3 alto la sua chiamata, arriva Ogden a scambiare con lui, poi va a spallacanestro contro Reyes, a qualche centimetro in più, Reyes oppone naturalmente una certa fisicità, Radori, Bolpin dai 7 metri e mezzo, la tripla fuori bersaglio, Reyes, Trieste può correre come da richiesta del suo coach, si ferma poi Brooks, il blocco di Candussi per Ruzier, che va a prendersi il fallo. Fallo di Morgillo che esce, rientra Freeman per lui. 5 minuti e 37 da giocare nei primi 10 di gioco. Trieste 6, Fortitudo 10. Rimessa d'attacco di Eli Brooks, il giocatore fortemente voluto da coach Jamion Christian, che può giostare sia da playmaker che da guardia, ovviamente in presenza di Ruzier normalmente gioca più nello spot di guardia. Candussi per Ruzier stesso, accenno di zona ora della squadra di Caia che recupera il rimbalzo, sempre Trieste 6, Fortitudo 10. Freeman, Bolpin, accenna la penetrazione, poi va a spalle canestro da Fantinelli che con Ruzier ovviamente vanta un importante vantaggio fisico e va a prendersi il tiro in svitamento. 6 a 12, doppiata Trieste, meglio la Fortitudo soprattutto in difesa ma con alte percentuali anche in attacco. De Angeli nell'angolo, cerca Candussi, non lo trova e c'è il fallo, se non sbaglio, di Aradori. No, Freeman, fallo di Freeman, primo fallo per il giocatore americano. Trieste cambia Ruzier con Bossi ed è in arrivo anche Vildera. Vildera che però rimane seduto perché gli arbitri hanno deciso per i due tiri liberi per Candussi, l'uomo che andrà eventualmente a cambiare in caso di secondo segnato. Primo avversario per Francesco, 7 a 12. Seconda conclusione a disposizione per il lungo biancorosso. A segno Trieste sul meno 4, 8 a 12, fuori Candussi, dentro Vildera. Trieste continua con questo accenno di pressing sulla rimessa dopo canestro segnato e c'è Bossi ora su Fantinelli, ancora pugno alto per la F,
il doppio blocco di due americani che va a premiare Bolpin, l'uscita in punta, ancora il blocco di Freeman, la penetrazione dei 4 metri, poi fuori ancora, buona la circolazione di palla della Fortitudo, Aradori 6 secondi, 5 secondi, il tiro un po' forzato, esce, c'è Brooks e Trieste può correre. Bossi vede Vildera, non lo serve, si arresta, Reyes la finta di tiro, poi dietro la schiena, ancora lui fino in fondo, canestro rovesciato, non va, Vildera recupera il rimbalzo, sbaglia la conclusione ravvicinata, il fighter biancorosso, già dall'altra parte però c'è Bolpin, fuori per Ogden, Fantinelli cerca il blocco di Ogden, lo serve, ancora fuori per Fantinelli, spalle a canestro, Freeman contro Vildera, 5 secondi, 4 secondi, l'arresto dopo il piede perno, il pallone esce e Brooks prova a spingere, cerca il capitano De Angelis, scambio tra i due, fuori Vildera, vede Bossi nell'angolo, Reyes può tirare a spazio, il tiro non va, recupera palla Vildera, poi si getta Brooks, ma alla meglio in contropiede già, dall'altra parte Bolpine, poi Aradori che appoggia male, Trieste recupera un pallone che è un doppio regalo da parte della Fortitudo, che non è riuscita ad andare a canestro e non è riuscita nemmeno nel tap-in vincente, commettendo invece fallo. 8-12, Trieste toglie Reyes, mette Campogrande, Justin Reyes sì qui, miglior realizzatore di Trieste e dell'intero girone rosso di Serie A2, la Fortitudo è in bonus e quindi si va a tirare due tiri liberi con il capitano Lodovico De Angeli. Altro triestino del roster, Lodovico De Angeli, grandi miglioramenti in questo primo scampolo di stagione per lui, in cui coach Christian praticamente sempre lo ha inserito in quintetto base. Va a scambiare due parole l'arbitro con coach Attilio Caia per le proteste successive al fallo in attacco fischiato alla sua formazione, e sale la protesta invece anche del Palatrieste. Due tiri liberi per Lodovico De Angeli, rientra intanto Michele Ruzier ed esce Eli Brooks. Fuori bersaglio il primo tiro libero per il capitano della formazione biancorossa. Trieste che ora inizia la parte tosta del calendario. Dopo la Fortitudo ci sarà Piacenza, Verona e poi il derby con Udine. In attacco Bolpin, Ogden, pallone quasi recuperato da De Angeli, poi Ogden va in solitaria, sbaglia l'appoggiata al tabellone, Vildera, Bossi subito in contropiede dall'altra parte, transizione per Uzier che si ferma però con Bossi dai 7 metri e mezzo che sbaglia la tripla, 0 su 3 dall'arco per Trieste, De Angeli fuori, Campogrande, lo specialista, deve prendere quel tiro, lo sbaglia, Trieste polveri bagnate dall'arco in questo primo quarto, dall'altra parte il canestro, il fallo, Fantinelli appoggia il vetro, andrà anche in lunetta con il tiro libero supplementare. Da 5 anni ormai a Bologna il capitano della Fortitudo, nato a Faenza, 1,95 m, per lui esperienza Recanati, Treviso e poi appunto la Fortitudo, uomo squadra della formazione bianco-blu e soprattutto playmaker con una taglia fisica che può impensierire qualsiasi avversario in quello spot del campo di gioco. Trieste 8, Fortitudo 14, più 6 per gli ospiti in questa quinta giornata del girone rosso di Serie A2. Due tiri liberi per il numero 21 della F bianco-blu, scusate, tiro libero aggiuntivo, prima recupera rimbalzo, appoggia il vetro, poi il tocco di Ogden e la Fortitudo doppia nuovamente Trieste, 8-16, Ruzier dall'altra parte del campo, partita sin qui segnata dagli errori al tiro pesante di Trieste che con percentuali basse certo non può impensierire i bianco-blu. Altro errore di Bossi dall'angolo, recupero di Bolpin già dall'altra parte, Aradori, Bolpin, Fantinelli, cerca ancora la circolazione esterna, la Fortitudo, un tiro comodo dai 5 metri per Aradori, Trieste deve rivedere qualcosa in difesa perché ha concesso
alcune conclusioni troppo comode per la Fortitudo e in attacco aggiustare la mira. Sin qui Trieste 8, Fortitudo Bologna 18. In campo le squadre per 2 minuti e 31 secondi da giocare nel primo quarto. Per Trieste Ruzier, Campogrande, Brooks, Reyes e Vildera. Per la Fortitudo Ogden, Freeman, Aradori, Fantinelli e Bolpin. Trieste pronta alla rimessa sul meno 10 dopo 7 minuti e mezzo. Per Trieste male le percentuali, difesa rivedibile, fin qui invece percorso perfetto per la Fortitudo. Ruzier cerca e trova Brooks, su di lui c'è Bolpin. Vildera, ancora il playmaker triestino, serve Reyes, perde palla sul tocco di Ogden e la rimessa viene data alla formazione ospite. Fantinelli in attacco, su di lui c'è Ruzier, va subito a forzare la penetrazione, c'è il fallo secondo l'arbitro di Miki Ruzier. Per Ruzier è il primo fallo personale. Rimessa d'attacco per la Fortitudo, Aradori non servito, scambia Fantinelli con Freeman, il blocco ancora per Pietro Aradori che va dai 5 metri senza una posizione sufficiente. Il pallone esce, Brooks dall'altra parte del campo, Ruzier, ancora lei Brooks, finta il tiro, non lo prende, Reyes, non scambiano i due, Justin Reyes forse va a mettersi in solitaria, invece no, ancora per Brooks. Il tempo scorre purtroppo senza particolari idee, la penetrazione, lo scarico per Ruzier che poi finta e va tra tre avversari, sbaglia purtroppo la conclusione, ma il tiro ci stava e come. Campogrande, Brooks, arriva il blocco di Vildera, 7 secondi, 6 secondi, Brooks deve inventare qualcosa, va in penetrazione, si arresta, scarica per Vildera, semigancio, fuori misura, pallone recuperato dalla Fortitudo, Trieste sotto di 10 punti. In attacco servito Ogden da solo sotto canestro, dormita difensiva purtroppo per Trieste, 8 a 20, 12 di margine per la Fortitudo. Brooks va a penetrare centralmente, si arresta a Campogrande, il tiro dalla lunga distanza sul ferro. Trieste sin qui mai a segno dall'arco e la Fortitudo va in transizione comodamente con Aradori che sbaglia l'appoggio al vetro. Regalo della Fortitudo a Trieste che già dall'altra parte con Ruzier, Reyes impitturato, appoggia al vetro, sbaglia, recupera rimbalzo, sbaglia ancora, secondo rimbalzo, seconda conclusione, fuori Brooks, fallo su Brooks, anzi no, infrazione di passi. Purtroppo c'è qualcosa da sistemare. 8 a 20, Trieste sotto di 12. Naturalmente ora bisogna trovare le energie ma anche la serenità per affrontare una partita che si è messa in modo difficile per la formazione di casa. La Flats Fortitudo Bologna invece viaggia ad alti ritmi senza particolari difficoltà. Panni in attacco, esce dai blocchi Bolpin, riceve in punta, su di lui c'è Freeman, blocco, va in penetrazione poi si ferma, fuori Ogden, dentro per Freeman, c'è una trattenuta da parte di Giovanni Vildera e dunque il fallo che va a premiare gli ospiti. 8 a 20, 12 di margine per la Fortitudo, Trieste che è entrata in questa partita senza riuscire ad incidere in attacco. Ora c'è un altro cambio, fuori Vildera, dentro Candussi.
tiri liberi a disposizione di Freeman, l'ala centro scelta dalla Fortitudo, lo statunitense di 29 anni, che ha giocato in una serie di campionati europei che vanno da Israele all'Inghilterra, all'Olanda, alla Svezia, poi campione di Slovacchia, dove ha vinto anche l'Alpe Adria Cup. Fuori bersaglio il primo tiro libero e anche il secondo, ma c'è stata un'invasione da parte di Candussi e quindi si ripete il secondo tiro libero. 2,01 metri per l'ala centro della Fortitudo. Trieste 8, Bologna 21, più 13 con 16 secondi sul cronometro del primo quarto. Ruzier a chiamare il blocco di Candussi per l'ultima azione, si arresta, serve Candussi dalla lunga distanza, il tiro fuori bersaglio, Reyes rimbalzo, 3 secondi, 2 secondi, pesta la linea di fondo campo Brooks nel recuperare l'ultimo rimbalzo e ci sono 2 secondi e 2 decimi per l'ultimo tiro della prima frazione per Bologna. Panni a centrocampo, Freeman prova il tiro che non tocca nemmeno il primo ferro. Il primo quarto si chiude sull'8-21, 13 punti di margine per la squadra di Caia, che sin qui si è rivelata una macchina perfetta soprattutto in difesa ma anche in attacco. Trieste, polveri bagnate dall'arco e qualcosa da rivedere anche nell'approccio dietro. Bianco-blu, perché Trieste aveva gestito il primo possesso della gara. Naturalmente un po' di shock qui al Pala Trieste per il punteggio, ci si aspettava una sfida punto a punto, invece la Fortitudo ha subito messo il piede in modo pesante sull'acceleratore. Ora vedremo se i ragazzi di coach Christian sapranno rimettere la partita in piedi. Conti, Ogden, su di lui c'è Reyes, l'uscita dai blocchi di Panni, scarico sotto canestro per Freeman che va ad appoggiare al vetro senza grande opposizione. 8-23, Ruzieri in attacco, Bossi perde palla, Volpini la recupera, va in contropiede contro Ruzieri che alza le mani nel tentativo di chiudergli la via, ma Volpini sfrutta il fisico e segna. 8-25, 17 di margine per la Fortitudo Bologna al Pala Trieste. Bossi, Ruzieri, Reyes in blocco alto, lo stesso riserva fino in fondo, Candussi campo grande nell'angolo, ancora Candussi, finta il tiro, l'ultimo tocco di Freeman, quindi si ripartirà con una rimessa da fondo campo. Trieste deve trovare energie magari dalla panchina e da un qualcuno che sblocchi il match in fase realizzativa soprattutto. Ruzier, il tiro dagli 8 metri fuori bersaglio, recupera palla Conti, la serve a Panni, subito in transizione la Fortitudo, Volpin cerca di servire Freeman. Fortitudo che in realtà, data per squadra molto controllata del gioco, invece parte in grande velocità e gioca bene anche in transizione. 8-25, 17 di margine per la squadra di Caia al Pala Trieste. Coach Caia un po' la bestia nera tra i coach per quanto riguarda i biancorossi. Volpin va in penetrazione fino in fondo contro Candussi, appoggia il vetro, insegue il pallone e schiaccia Freeman che mette il punto esclamativo su questo ulteriore parziale che porta Bologna sul più 19, 8-27, 8 minuti e 53 secondi da giocare nel primo quarto. Serve una svolta, serve energia, serve trovare un modo per Trieste per rientrare in partita. Grazie.
squadre rientrano in campo, come detto 8 minuti e 53 secondi da giocare nel secondo quarto. Coach Christian deve trovare un modo per scuotere i suoi. Entra in campo Ferrero, uomo d'esperienza, ex capitano di Varese, uomo che rappresenta un'arma in più anche sotto il fattore psicologico, e con la sua fisicità probabilmente può porre qualcosa di più agli esterni, alle ali piccole della Fortitudo, che sia in play che in guardia, con tutti gli accoppiamenti, a chili e centimetri in più rispetto a Trieste. Questo non vuol dire tutto ovviamente, ma se poi a questo aggiungi le carenze al tiro di questa sera, si mette dura. Reyes fino in fondo, per lui nessun canestro dal campo sin qui. Primo fallo di Sergio, rimessa in attacco per Trieste. Ruzier, serve Candussi, scambia con lo stesso Ruzier. Reyes un po' rinunciatario in questo caso, poteva andare a penetrare, ma mette la prima tripla della serata. 11 a 27, Trieste sul meno 16. Il Palatrieste spera che sia la scossa. In attacco c'è Freeman, spalle canestro su Candussi, prende il tiro fuori equilibrio e lo segna. Freeman con un tocco non da poco. 11 a 29, più 18 per i bianco-blu. Ferrero esce dai blocchi, ma Eli Brooks non lo serve, continua a palleggiare, vede Reyes, scambiano i due. Blocco di Reyes che non arriva, fallo da parte di Panni. 11 a 29, 7 minuti e 57 secondi di gioco nel secondo quarto, ed arriva la rimessa in attacco per Trieste. La Fortitudo sostituisce Volpin con Fantinelli, sicuramente due uomini chiave del primo strappo della partita per la loro capacità di mettersi in proprio e di servire i compagni. Eli Brooks, Ferrero, penetrazione, scarico, Reyes da tre punti, stessa mattonella, diverso risultato. Candussi recupera rimbalzo, tocco di Fantinelli, ma l'ultima è stata quella di Candussi, ultima manata, ma arriva il fallo tecnico a coach Christian per proteste. E allora due tiri liberi per l'AF con Panni che andrà in lunetta. 11 a 29, ha la possibilità, la Fortitudo, in modo oserei dire incredibile, di portarsi sul più 20 nel secondo quarto. A 30, 19 punti di margine per la Fortitudo, 7 minuti e 44 secondi da giocare. La rimessa alla fondocampo di Conti, Trieste che in qualche modo prova a pressare nel tentativo di recuperare palla, sin qui però non è riuscita la mossa. Panni, su di lui c'è Ruzier, fuori per Conti, la finta, la penetrazione, l'arresto, fuori per Fantinelli, circolazione che va a premiare il mancino Sergio, la tripla a bersaglio per il numero 3 dell'Aquila. 11 a 33 più 22 per la Fortitudo in terra giuliana. Ruzier va a penetrare centralmente, serve Ferrero, la mancina, fuori bersaglio, il rimbalzo che non arriva perché Reyes incespica su Brooks dall'altra parte. Fortitudo, Fantinelli, inchiodata a Bimane di Freeman, che mette il punto esclamativo su un altro parziale ospite. 11 a 35 più 24 Fortitudo, Trieste che sta vivendo un incubo sul proprio campo di casa. Reyes, fallo su di lui di Sergio, ed arriva la rimessa laterale. Coach Christian incita i suoi, ma è evidente che bisogna trovare qualcosa di diverso in questa partita per attaccare una formazione, quella bolognese, che sin qui si è dimostrata centratissima. La rimessa d'attacco di Ruzier, Candussi è pronto per far uscire dai blocchi Eli Brooks. Sin qui purtroppo i leader come lo stesso Reyes non sono riusciti ad incidere. Fallo di Panni su Ruzier, e sono forse Ruzier e Candussi gli unici che in qualche modo hanno provato a inventare qualcosa. Reyes, difesa
a zona di Bologna, 2-3. Reyes vede Brooks, lo serve, ancora fuori per Reyes, Trieste va da Ruzier per il tiro, a segno Michi Ruzier, tripla, faccia giusta, e vediamo se la partita può andare ancora su altri binari. 14-35, Panni in attacco, uno contro uno con Reyes, Morgillo, Fantinelli, fuori per Panni, braccia alzate di Reyes, poi il canestro sbagliato dal giocatore bianco-blu, recupera palla Brooks, probabilmente c'era un fallo, ma si riparte in transizione dall'altra parte del campo, servito Reyes, c'è sotto canestro qualche storia tesa tra Morgillo e Candussi, arriva il fallo per il numero 36 della Fortitudo, quarto fallo per Morgillo, e quindi particolarmente caricato di falli in questa prima parte di partita. Del resto Caia è riuscito un po' a risparmiare in modo alternato i propri lunghi americani, ancora Candussi in lunetta, per lui due tiri liberi, mentre la Fortitudo entra in bonus. Primo avversario, Trieste sul 15-35, meno 20 con la Fortitudo, con poco meno di 6 minuti da giocare nella seconda frazione, nel secondo quarto. A segno anche questo, 16-35, Candussi non trema dalla lunetta ed è lui fin qui il miglior realizzatore per Trieste con 7 punti. Dall'altra parte invece 9 per Freeman, 7 per Ogden, 7 per Fantinelli e 6 per Aradori. Fallo di Reyes e rimessa in attacco invece per la Fortitudo, che per certi brani di gioco sembrava la versione della Trieste da corsa. Pallone per Aradori, su di lui c'è Ferrero, la penetrazione centrale, l'arresto, fuori ancora per Sergio. L'ex azzurro Aradori cerca il blocco di Freeman, poi si arresta e c'è lo sfondamento in attacco. Trieste recupera un pallone che può voler dire mettere in cascina un po' d'energia, un canestro e magari anche girare un po' un'inerzia che sin qui sembra quanto mai segnata, sempre in vantaggio la Fortitudo sin dall'inizio. Ruzier, c'è Reyes, lo vede, lo serve, impitturato, Reyes batte contro Freeman, palla persa, Aradori in transizione, Panni dall'altra parte, cerca un compagno libero, lo trova in Sergio, fuori Fantinelli, dentro per Freeman che sbraccia su Candussi e si apre un varco. Brooks prova a far correre Trieste, si arresta, poi va in penetrazione, sempre Brooks per Reyes, spalle canestro, va in solitaria, finta, appoggia il vetro e segna. Justin Reyes che al di là della tripla si è sbloccato in azione, in avvicinamento a canestro, ed è fondamentale che il miglior realizzatore di Trieste entri in modo pesante in questa partita in cui i biancorossi stanno facendo fatica. Trieste 18, Fortitudo 35, 5 minuti e 8 secondi da giocare nel secondo quarto. C'è ancora tutta una metà del secondo quarto da giocare per arrivare a riposo lungo. Trieste rientra in campo con Ruzier, Brooks, Ferrero, Reyes e Candussi. La Fortitudo con Fantinelli, Bolpin, Aradori, Ogden e Freeman. Quindi sostanzialmente gli ospiti che si ripresentano con il quintetto base. Pallone nelle mani di Fantinelli. Su di lui c'è Ilai, Brooks, Bolpin, Fantinelli che fronteggia e vorrebbe il tiro, vorrebbe il passaggio spalle canestro, riceve, scambia con Aradori, bel schema da parte della Fortitudo che sbaglia, ma è un buon tiro quello preso
da Pietro Aradori. Reyes in transizione, tiro a tre punti, secondo ferro, lotta, rimbalzo, Candussi che si arrampica su Freeman, ma l'americano l'ha meglio. Volpin serve nell'angolo, Aradori solo, tira, sbaglia, recupera, rimbalzo Ruzier, transizione offensiva, penetrazione, scarico, Reyes ancora fuori per Reyes, perde un pallone sanguinoso Trieste, 18-35. Purtroppo la formazione di Christian non riesce a trovare soluzioni in attacco e la Fortitudo con la sua difesa è veramente un osso duro. Fantinelli cerca e trova Volpin, di nuovo va a cercare questo pallone spalle canestro e l'uscita dai blocchi di Aradori, schema identico di prima, il fallo di Ferrero e dunque Fortitudo che può andare a battere la rimessa d'attacco con 14 secondi sul cronometro. Fortitudo tutto sommato che, come dire, non inventa nulla di nuovo in questa seconda azione, ma Trieste fa un'evidente fatica contro i bianco-blu. Ogden, Ferrero, buona difesa la sua, va centralmente ancora Ogden, il tiro 4 metri, viene sputato dal ferro, Ferrero su lui, forse c'è un fallo di prima, Brooks si arresta, Candussi il tiro da 3 punti, fuori bersaglio, cattivissime percentuali di Trieste dall'arco. Volpin dall'altra parte del campo cerca, trova Freeman sotto canestro, rovesciato a segno per l'americano con i dread, 18-37, ancora più 19 per gli ospiti. Ruzier, il blocco di Candussi va, poi scarica per Ferrero, il pallone toccato da parte di Fantinelli e quindi rimessa in attacco per Trieste che fa una difesa, fa una fatica enorme a trovare soluzioni in attacco. Fallo di Freeman su Brooks, una spallata che frutta di conseguenza due tiri liberi per l'americano di Trieste. Sin qui ancora non a segno, evidente che insomma senza un contributo importante degli americani Trieste non può uscire da questa partita in cui peraltro non gioca Filloi, che è un po' il finisseur designato della squadra di Christian, problema muscolare per lui. Brooks a segno con i due tiri liberi, 20-37, 3 minuti e 20 secondi da giocare nella seconda frazione. Fantinelli, Aradori prova a farsi largo, spalle canestro con Reyes, l'uno contro uno, Candussi su di lui, nell'angolo da Volpin che prende il tiro in testa a Ruzier, rimbalzo di Brooks che già dall'altra parte cerca un compagno libero, poi rischia di incespicare arretrando, ancora lui, il pallone troppo fermo per Trieste, arriva il blocco di Ferrero, ancora palla in mano per Brooks, nell'angolo scambia con Candussi, il tiro dai 6-25 fuori bersaglio, Trieste non segna se non in sole due occasioni dall'arco e questo è un fattore pesantissimo in questa partita. 20-37, più 17 per la Fortitudo Bologna, 2 minuti e 44 di gioco, Fossa dei Leoni che sta incitando i suoi dal settore dedicato del Palatrieste, rimessa d'attacco affidata a Capitan Fantinelli. Volpin, Aradori dai 5 metri, ancora una volta tira agevolmente senza grande opposizione e va a canestro. 20-39, più 19 per la Fortitudo. Ruzier in attacco, cerca un po' di svegliare i propri compagni. Ferrero, il blocco, Candussi non riceve, Brooks nell'angolo, deve tirare la tripla che gira sul ferro ed esce, anche un po' di sfortuna qui. La Fortitudo riparte con Volpin, Freeman battezzato da Candussi, Aradori penetra, poi si arresta dai 5 metri, il tiro a bersaglio. Massimo vantaggio della partita, più 21 per la Fortitudo, 20-41. Brooks, Reyes da 3 punti, prende il tiro fuori bersaglio ancora una volta. Trieste veramente questa sera sta litigando con il ferro dalla lunga distanza.
20-41 più 21 della Fortitudo. E Pala Trieste, devo dire che ovviamente è un po' sotto shock, ora prova a suon di cori ad aiutare i ragazzi di coach Christian. 20-41, 1 minuto e 52 secondi da giocare per arrivare al riposo lungo, più 21 per la Fortitudo. Minuto e 52 da giocare nel primo quarto, Trieste 20, Fortitudo 41. Rimessa di Fantinelli per Bolpin, scambiano i due e subito a ripartire in attacco la formazione bianco-blu. Stesso Fantinelli fino in fondo, la penetrazione e il tocco dello stesso Fantinelli, forse c'era il fallo di Brooks, per l'arbitro no, e quindi si riparte. Ruzier va a far asciugare il pallone. Sostegno della curva nord ai ragazzi biancorossi. Pallone nelle mani di Brooks. Ruzier. Trieste ha bisogno di un lampo di vitalità. Ruzier si arresta, cerca e trova Brooks, campo grande dall'arco, il tiro a bersaglio, poi no, entra, esce, veramente sfortunato in questa situazione. Fantinelli trova Radori in maniera velocissima, il blocco di Ogden, ancora Fantinelli, la penetrazione, poi va a spalle canestro con Ruzier, molto bene Fantinelli, scarica con Freeman. La Fortitudo gioca a un altro livello. Più 23 per la F, Ruzier in attacco, il blocco di Vildera fuori per Brooks dai 7 metri, ancora Ruzier nell'angolo, campo grande, il tiro pesante a segno. Tripla di campo grande che segna un po' un momento di risveglio anche per le tribune. Fantinelli, Aradori in penetrazione fino in fondo, alza la parabola e segna Pietro Aradori. Sin qui mai una forzatura, sempre tiri corretti da parte dell'ex capitano azzurro. 23 Trieste, 45 Fortitudo, 20 secondi da giocare, non potrà andare sino in fondo con il cronometro Trieste. 6 secondi, 5 secondi, Reyes spalle canestro, va in solitaria fino in fondo, appoggia al ferro, il pallone non entra. 5 secondi da giocare, Fantinelli deve cercare l'ultimo tiro, Freeman arresto, tiro dai 7 metri, tripla a bersaglio e chiude così la Fortitudo sul 23-48 più 25 dopo due quarti di gioco. Ripeto, 23 Trieste, 48 Fortitudo Bologna, riposo lungo e poi vedremo se Trieste saprà reagire nella ripresa. Importante, peraltro è la difesa più valida del campionato, subisce solo 67 punti di media a partita la squadra di Caia, che vede come miglior realizzatore Freeman con 14 e poi Aradori con 12. Trieste risponde con i 7 punti di Candussi, i 6 di Michele Ruzier. In campo per il terzo quarto di gioco Trieste con il suo quintetto base, quindi Ruzier, Brooks, De Angeli, Reyes e Candussi. Stesso discorso per la Fortitudo di Attilio Caia, con Fantinelli, Aradori, Bolpin, Ogden e Freeman. Freeman che ha fatto un primo tempo veramente eccezionale sia difensivamente che offensivamente nel duello con Francesco Candussi.
caccia di conferme, Trieste a caccia di una reazione che possa riaprire il match. De Angeli a servire il primo pallone della ripresa a Michele Ruzier. L'uscita di Reyes, il blocco per il playmaker triestino, cerca e trova Candussi, serve Brooks, show di Freeman, fuori ancora per Reyes che scambia con Ruzier. Il portoricano va fino in fondo, la stoppata di Fantinelli e la rimessa d'attacco per Trieste, con però soli 3 secondi e 3 decimi da giocare. Reyes che è mancato all'appello, un po' come Brooks nella prima parte di partita, vedremo se saprà riscattarsi. La rimessa di Ruzier per Reyes che riceve, va subito in uno contro uno, il tiro in sospensione dai 4 metri, esce Fantinelli pronto a rilanciare dalla parte opposta, serve Freeman, Bolpin, l'uscita di Ogden contro Brooks, vantano importanti vantaggi fisici sul perimetro i giocatori fortitudini. Pallone quasi perso, poi effettivamente recuperato da Ogden, il pallone che si spegne sul secondo ferro, buon rimbalzo di De Angeli, si riparte con Eli Brooks dall'altra parte, fino in fondo, appoggiata al vetro, squillo di Eli Brooks. Fantinelli per la Fortitudo a chiamare lo schema d'attacco, l'uscita di Bolpin, su di lui c'è Ruzier, prova a alzare la pressione difensiva a Trieste, il pallone quasi perso da Fantinelli al limite della riga laterale, Freeman, Ogden non servito, fuori per Bolpin, Aradori 3 secondi, 2 secondi, deve andare il tiro fuori equilibrio, segna Pietro Aradori, è una sua specialità questo tipo di conclusioni. 25 a 50, 25 punti di margine, doppiata ancora una volta a Trieste, Brooks, Candussi nell'angolo, su di lui c'è Freeman, prova ad andare in uno contro uno, centrale Candussi, forse c'è un tocco, effettivamente è così, rimessa dal fondo per la formazione biancorossa, va Ruzier, scuote la testa Candussi, ma inutile girarci attorno, bisogna tentare di recuperare per Trieste un canestro dopo l'altro, se si guarda in questo momento il tabellone si rischia di scoraggiarsi. Ci mette troppo tempo Ruzier e la rimessa finisce nelle mani bianco-blu, purtroppo un'altra persa per la formazione triestina. 25 a 50, 8 minuti e 16 da giocare nel terzo quarto. Fantinelli, esce Aradori, su di lui c'è Capitan De Angeli, la penetrazione di Pietro Aradori, la difesa fisica, Ogden riceve, fallo di Candussi, non si discute, fallo del numero 13 al secondo fallo personale. Sin qui una Fortitudo che difensivamente è stata praticamente perfetta, in attacco ha trovato i giusti meccanismi, le giuste uscite e le conclusioni sia da lontano con un 5 su 10 dall'arco sia in pitturato. Ogden, due tiri liberi a disposizione per lui, il primo a bersaglio, 25 a 51. Ogden, 29enne di 2,07 metri, nato a San Diego in California, che ora va con la seconda conclusione, uscito da Dixie State University, a bersaglio 2 su 2, 25 a 52. Trieste cerca un filotto vincente, cerca un parziale per riavvicinarsi. Ruzier riceve palla da Brooks, scambiano i due, il blocco di Candussi, ancora Brooks va in penetrazione, trova l'appoggiata al vetro, seconda penetrazione, secondo canestro per Eli Brooks che indica la via ai compagni. Fantinelli dall'altra parte, ovviamente a questo punto la Fortitudo ha tutto l'interesse a giocare in modo controllato. Ogden sfida Candussi dai 5 metri, il tiro fuori bersaglio, c'è il fallo di Candussi, terzo fallo per il lungo, protesta e poi si terzo fallo di Candussi, che poi alla fine va a dire sì, ok, l'ho fatto io, però scuote la testa e ovvia un po' anche di delusione, di nervosismo della squadra di coach Christian, che però deve trovare il modo di invertire l'inerzia. Sta per entrare Ferrero, esce appunto Candussi gravato di tre falli.
e Trieste quindi va con il quintetto leggero, diciamo così, con Reyes che giostrerà da 5. Due liberi a disposizione per Ogden, giocatore dotato anche di grandi caratteristiche di stoppatore rimbalzista. Ha giocato in Germania, a Würzburg, in Polonia, in Israele e anche in Romania. Un giramondo di 24 anni. 27-53, prima conclusione a bersaglio. Si prende tutto il tempo e va ancora una volta a bersaglio. 27-54, 27 di margine per Bologna. Brooks cerca ma non trova Reyes, fuori, perde palla Brooks, brutto pallone perso. Fantinelli dall'altra parte, appoggiato al vetro, e al di là dei due canestri di Brooks purtroppo Trieste non riesce a trovare una certa continuità. Ruzier, Ferrero, la penetrazione contro Freeman, appoggiata al vetro, segna Giancarlo Ferrero. Anche lui prova a portare contributo, 29-56, 6 minuti e 50 al termine del terzo quarto. Fantinelli, su di lui c'è Brooks, l'uscita di Bolpin, il blocco di Freeman, alza la testa, 8 secondi, serve Fantinelli dall'altra parte del campo, Freeman imputturato, Reyes non riesce a trovare la giusta posizione difensiva, poi però il pallone finisce direttamente sul fondo. 29-56, sempre 27 punti di margine per la Fortitudo sul campo di Trieste in questa quinta giornata di A2 girone rosso. Ruzier, l'uscita di Ferrero che non riceve, va Ruzier fino in fondo, penetra al tabellone, il pallone che viene sputato dal ferro, e Panni dall'altra parte che può impostare. È ovvio che in questo momento non si intravede una chiara inversione di rotta da parte dei giuliani. Aradori, Bolpin, impitturato Freeman, fallo di Ruzier, trattenuta di Brooks. No, avevamo detto giusto, è lo speaker che aveva sbagliato, trattenuta di Ruzier. Campo grande pronto ad entrare per Trieste. Va a sostituire Ruzier, quindi Eli Brooks in posizione di playmaker. Aradori dai 5 metri, il tiro a segno, perfetto Aradori, 16 punti per lui. E Trieste che prova dall'altra parte a trovare la via del canestro. Reyes scambia con Brooks, va fino in fondo, si perde un po' in questo tentativo personale. Bolpin è già dall'altra parte, lo scarico, il recupero ancora di Brooks che prova ad andare in contropiede, ancora dallo stesso Reyes, su di lui c'è Aradori, il fallo, e vedremo se saranno due tiri liberi o rimessa. 29-58, 29 punti di margine per la F. Fallo antisportivo per Aradori, secondo fallo per lui, e due tiri liberi per Justin Reyes, giocatore dal passaporto portoricano che ha giocato anche nei recenti mondiali nelle Filippine. Primo avversario per Justin, ancora una conclusione a disposizione. È ovvio che se Trieste non riesce a mettere assieme un parziale importante, è difficile pensare di rivedere una partita combattuta, perché dal canto suo la Fortitudo controlla il ritmo, quindi è Trieste che deve trovare qualche fiammata ma poi anche continuità. Campo grande, a zona la Fortitudo, 2-3, Reyes, Brooks prova a bucarla con la tripla, sbaglia il recupero del rimbalzo di Panni, ci aveva provato campo grande. Panni, schema pugno per Bologna che vede l'uscita dai blocchi di Bolpin, su lui c'è Brooks, il blocco di Freeman che poi
va a prendere posizione sotto il ferro, riceve, segna appoggiando al vetro. Fortitudo che tocca il più 29, 31 a 60. 4 minuti e 50 da giocare nel terzo quarto. Campogrande specialista questa sera, non è veramente serata nemmeno per lui dall'arco. Bolpin, Ogden, vede Aradori, lo serve, il blocco, si arresta dai 5 metri, ancora il servizio per Ogden, al bacio il passaggio di Pietro Aradori, fischi al Pala Trieste. Spalle canestro, Reyes va in solitaria fino in fondo, appoggia il vetro, il pallone che rimbalza sul ferro ed entra. Serve adesso l'orgoglio, servono gli attributi per far ricredere il pubblico del Pala Trieste. La qualità c'è, i giocatori ci sono, una serata storta può capitare, ma ora serve una reazione importante negli ultimi 14 minuti di gioco. Ci prova Reyes dall'arco, pallone che entra ed esce, Ferrero segna appoggiata al tabellone e Trieste prova a invertire la tendenza. 35 a 62, 3 minuti e 54 da giocare, si arrabbia coach Caia che chiama subito time out e sale l'urlo della curva nord. Sul 35-62, 3 minuti e 54 da giocare nel terzo quarto. Trieste che ha avuto uno squillo con Reyes e Ferrero per provare a rientrare in qualche modo in partita. La partita sin qui dominata da Fantinelli e soci. Sul 35-62, 3 minuti e 46 da giocare nel terzo quarto. C'è Conti, su di lui Campogrande. Trieste prova ad alzare l'intensità difensiva. Fantinelli fuori per Panni, palleggio sul piede di Ferrero, 5 secondi da giocare, ma il cronometro viene resettato sui 14 secondi. Rimessa in attacco per la Fortitudo. Se ne occupa Fantinelli, l'uscita di Conti, poi c'è Ogden che scambia con Fantinelli. Ancora Conti, pallone recuperato da Campogrande, poi perso Fantinelli, Panni nell'angolo, la tripla fuori bersaglio, rimbalzo di Reyes che prova ad andare da solo in contropiede, poi cede a Campogrande, si mette spalle canestro, Reyes prova ad andare in uno contro uno, subisce il fallo. E questa è una buona soluzione, caricare di falli gli avversari. Ovviamente Trieste ha bisogno anche di aumentare la velocità se vuole trovare una serie di canestri in fila, perché lo sappiamo benissimo, la pallacanestro può riservare grandi sorprese, anche se è evidente che il passivo è molto molto importante. Brooks fuori per Reyes, su di lui c'è Panni, l'uno contro uno, la penetrazione di Reyes al vetro, pallone toccato, i due punti ci sono perché la stoppata è in parabola discendente. Quindi 37 a 62, Trieste sul meno 25, 3 minuti e 10 da giocare nel terzo quarto. Fantinelli, palla in mano, su di lui c'è De Angeli, tentativo da parte di coach Christian di mettere un marcatore più adeguato dal punto di vista della taglia fisica al playmaker avversario. Panni, Ogden, ancora Fantinelli, lo scarico per l'americano che poi si ferma, cerca ancora Fantinelli, 3 secondi, 2 secondi, deve andare al tiro, forse non se ne avvede, infatti scadono i 24, pallone di fatto nelle mani di Trieste che sta crescendo a livello di intensità difensiva.
e questo è fondamentale, perché se da una parte si segna, poi bisogna riuscire a bloccare le bocche da fuoco avversarie, che sin qui sono state veramente pregevoli. Brooks, Reyes va in penetrazione da solo contro due avversari, al vetro, il pallone rimbalza ed esce, tocco di Sergio, rimessa in attacco per Trieste. Reyes che cerca tanto il pallone, da leader di questa squadra vuole la palla, vuole fare la differenza in questa seconda parte di partita, è salito a quota 11. Arriva il time out di coach Caia sul 37-62, ancora più 25 per la Fortitudo Bologna, con 2 minuti e 33 secondi da giocare nel terzo quarto di gioco. Parte con la rimessa per Reyes, spalle canestro fuori per campo grande, buona difesa della Fortitudo, molto aggressiva, ancora zona 2-3, campo grande dall'arco, il pallone che finisce direttamente sul fondo, lo incita comunque a continuare a provarci Ferrero, ed è giusto così, non bisogna abbassare la testa, non bisogna guardare il tabellone, bisogna cercare di fare il massimo in questi 12 minuti di gioco per Trieste, mentre la Fortitudo ovviamente ha tutto l'interesse a controllare una partita che ha chiaramente in mano. Sergio trova Fantinelli, Conte dai 7 metri sbaglia il rimbalzo di Brooks, e i biancorossi dall'altra parte ancora con Ilai Brooks, fuori per Ferrero che va in penetrazione destra, appoggia e segna nonostante la stoppata irregolare di Freeman. Trieste 39, Fortitudo 62, meno 23, ma significa che Trieste qualche punticino lo ha recuperato con 1.51 sul cronometro del terzo quarto. Pressing tutto campo per la formazione di Jamion Christian. Brooks prova a mettere anche il fisico contro Panni, un po' di spintonate tra i due, sportellate a metà campo. Aradori esce, recupera palla dai 5 metri, finta fuori, il pallone nell'angolo per Fantinelli che va a spalle canestro contro Stefano Bossi, l'altro triestino del roster. Arresto, svitamento, tiro, canestro, clinic di Fantinelli. Brooks dall'altra parte del campo sul 39-64, meno 25 per Trieste. Ferrero, Bossi, campo grande, finta il tiro, fuori ancora per Stefano Bossi. Il palleggio poi rischia di perdere palla, Brooks in penetrazione centrale subisce il fallo, una manata di Freeman, e arriva la rimessa in attacco per la formazione di Christian, che pur con qualche lampo in questa ripresa non è riuscita a recuperare un numero significativo di punti rispetto alla formazione di Caia. Reyes, spalle canestro, vede Bossi, non lo serve, nell'angolo per Brooks che segna la tripla. Un minimo d'entusiasmo per Trieste, 42-64, più 22 per i bolognesi. Fantinelli, spalle a canestro per Sergio, rischia il fallo Ferrero, quasi recuperata di campo grande, Aradori la recupera in qualche modo, c'era stato il tocco, quindi non c'è infrazione di campo, ancora Aradori, Panni 3 secondi, 2 secondi, Freeman trova un passaggio al bacio, Panni, devo dirlo, e Freeman conclude in maniera perfetta. Trieste 42, Bologna 64, tiro libero aggiuntivo
per Freeman, che sale a quota 20 punti, miglior realizzatore della partita, il lungo in maglia bianco-blu. Esce intanto Panni ed entra Bolpin, 24 di margine per la Fortitudo, ancora un tiro libero supplementare per l'uomo che ha fatto ammattire sotto le plance tutti gli avversari di giornata che sono alternati su di lui, da Candusi a Reyes sino a Ferrero. A bersaglio e quindi quota 21 per Freeman, entra Ogden al suo posto, entra anche Candusi per Trieste ed esce Bossi, quindi va a fare il playmaker Eli Brooks. Trieste torna con un quintetto più alto, 28 secondi al termine della terza frazione. Brooks prova a fare un po' tutto solo, vede fuori Campogrande, Candusi, storie tese con Ogden, che poi finisce per commettere fallo sul centro della pallacanestro Trieste. Ancora una rimessa in attacco per la formazione giuliana, di cui si incarica Eli Brooks. 42-67, sempre più 25 per la Fortitudo. Reyes, su di lui c'è Bolpin, penetrazione fino in fondo di Reyes, bel canestro di potenza. 10 secondi al termine del terzo quarto, Fantinelli chiama lo schema, esce Ogden, fuori, deve prendere la tripla, fuori bersaglio, rimbalzo di Ferrero, 44-67, più 23 per la Fortitudo. Un quarto che per la prima volta ha visto una Trieste gareggiare alla pari, ma non è bastato per recuperare un margine sostanzioso rispetto alla formazione di Caia, che ancora ha in mano saldamente la partita. Ora gli ultimi 10 minuti di gioco. Reyes e Candusi dalla parte bolognese, Aradori, Fantinelli, Sergio, Bolpin e Ogden. Primo pallone controllato da Fantinelli, vede e serve Bolpin che va in penetrazione contro Ferrero, si arresta, vede Ogden, il taglio di Aradori che prova ad aprirsi dalla parte opposta mentre Fantinelli penetra, va il tiro, la stoppata di Campogrande, il recupero, ma c'è il fallo di Ferrero e quindi due tiri liberi dunque per Fantinelli, assolutamente uno dei playmaker top di questa seconda Lega Nazionale, ha fatto una partita di grande sostanza. Due tiri liberi per lui e sono 13 punti a bersaglio per il numero 21 della Fortitudo. Ruzier, il blocco di Candusi, non lo serve, trova Ferrero, la mancina non va, recupera rimbalzo, spalle canestro, subito Candusi a servire Ruzier, penetrazione lungo il fondo, qui c'è un fallo forse un po' eccessivo anche di Sergio che poi va subito sportivamente a scusarsi. Tabellini per Trieste, 13 di Reyes, 6 di Ruzier, 3 di Campogrande, 7 di Candusi, 6 di Ferrero e 9 di Brooks. Per la Fortitudo 3 di Sergio, 16 di Aradori, 1 di Panni, 13 di Fantinelli, 21 di Freeman e 13 di Ogden. Servito Candusi da Reyes, palle canestro, a due avversari contro, fuori per Campogrande, la tripla! Campogrande prova a dare linfa alla propria squadra, 47-69, meno 22 per Trieste. Ogni punto recuperato è comunque importante dal punto di vista morale per la formazione triestina. Sergio spalle canestro con Ferrero, bel movimento, mancina, a segno. Ruzier prova a velocizzare la manovra d'attacco triestina, che certamente questa sera non ha brillato. Pallone fuori per Candusi, finta il tiro, Ferrero taglia fuori, Ruzier va ad aiutare il compagno, poi la penetrazione sulla linea di fondo, fino in fondo, appoggiata al vetro, rovesciata. 49-71, meno 22 per Trieste, 8 minuti e 30 al termine di questa partita. Fantinelli, su di lui c'è Ruzier, serve Bolpin, la penetrazione, lo scarico, Fantinelli da solo, da tre punti e a segno. Fantinelli
Conclusione a bersaglio. Ovviamente Trieste deve anche rischiare un po' in difesa, deve anticipare, quindi a questo punto lascia anche dei vuoti per tentare di recuperare palla. Fallo su Reyes, rimessa in attacco per Trieste. Pallacanestro Trieste che ovviamente dovrà parlarci su dopo questa partita. Ruzier, la lacrima canestro per il playmaker triestino, 51-74, 8 minuti al termine. Fantinelli su lui c'è Ruzier, campo grande, prova ancora l'anticipo su Bolpin, spalle canestro, Holden gli restituisce il pallone, ancora spalle canestro Fantinelli su Ruzier, il pallone per Aradori che dai 5 metri mette un diamante a canestro, 51-76, 25 di margine, 18 di Aradori. Reyes fuori per campo grande nell'angolo, bella azione d'attacco di Trieste, fino in fondo Ferrero, non segna ma subisce il fallo. Buona iniziativa dell'ala piccola ex Varese che ora andrà in lunetta per due tiri liberi. Trieste deve macinare gioco, deve trovare un po' la propria quadratura. Indipendentemente dal risultato di questa partita che appare incanalata, deve ritrovare se stessa. È evidente che quella sconfitta a 100 non è stata digerita, questa sera mai in vantaggio, ma c'è tanto talento nella squadra triestina, naturalmente c'è tanto lavoro da fare e bisogna fare in fretta. Fantinelli dall'altra parte del campo, Bolpin esce dal doppio blocco, trova Sergio da solo al tiro dalla distanza, il rimbalzo di Reyes che imposta l'attacco triestino. Si intestardisce un po' troppo Reyes oggettivamente, fa tutto da solo, poi Ruzier, Ferrero, ancora Ruzier, pallone infitturato per Candussi contro Ogden, il semigancio si ferma sul primo ferro e la Fortitudo ancora palla in mano. Reyes che forse nel tentativo di risolvere tutto da solo ha un po' esagerato, del resto insieme a Ruzier è l'unico ad essere andato in doppia cifra in una partita veramente veramente difficile. 5 secondi per l'attacco della Fortitudo, Ogden servito, svitamento, tiro, primo ferro, rimbalzo di Candussi e Ruzier in contropiede, la difesa della Fortitudo però è già lì. Reyes tenta di portare un blocco, campo grande nell'angolo, Candussi, la tripla a bersaglio, Candussi che è un giocatore che questi tiri ce li ha e lo ha dimostrato. 10 punti per lui, 56-76, Trieste ritorna sul meno 20 con 6 minuti e 21 a giocare in questa partita veramente veramente difficile per la squadra biancorossa. Ultimi 6 minuti e 21 di gioco di questa partita fra Pallacanestro Trieste e Fortitudo, 56-76, Fortitudo sul più 20, Trieste che pressa tutto campo nel tentativo di recuperare qualche pallone utile. Fantinelli trova Bolpin che riesce a superare la metà campo, esce dai blocchi Aradori. Prima sotto canestro prova ad aiutare il compagno ad uscire, lo fa Fantinelli senza l'aiuto del blocco, poi va spalle canestro, trova Freeman, finta contro Candussi, cade a terra, recupera il rimbalzo lungo di Palmanova, Ruzier prova a spingere, campo grande, non va il tiro, fuori Ferrero, Ruzier vede Candussi, non lo serve,
fallo di Sergio. Rimessa all'attacco per la Pallacanestro Trieste. Ruzier se ne incarica, 5 minuti e 52 secondi, 20 di margine per la Fortitudo. Nell'angolo Ruzier, Reyes dall'altra parte del campo per Ferrero, spalle canestro Candussi, circolazione di palla ora per linee esterne, Reyes finta, va in penetrazione, nell'angolo ancora per Candussi, la tripla ne ha appena messa uno, questa la sbaglia, Reyes a rimbalzo, perde palla, Fantinelli e la Fortitudo con qualche difficoltà ma riparte. Bolpin in transizione, Radori non tira, si ferma e subisce il fallo di Campogrande. Radori fuori per Sergio, nell'angolo da Bolpin, penetrazione centrale forzata di Bolpin che poi vorrebbe un fallo, Freeman recupera il rimbalzo, una piovra sotto canestro, va a segno Freeman e secondo l'arbitro c'è un fallo tecnico, il secondo della partita a coach Christian per proteste, voleva evidentemente un fallo in attacco. E dunque ci sarà anche il tiro libero per Aradori, 56 a 78, 5 minuti e 13 secondi da giocare. Partita che la Fortitudo ha dominato in lungo e in largo, le percentuali dall'arco scarsissime di Trieste, soprattutto nei primi due quarti del gioco, non hanno aiutato. Poi nella seconda parte di partita Trieste ha sicuramente giocato meglio, ha fatto qualcosa di più, ma non è mai riuscita a realizzare un parziale importante che potesse mettere in discussione vera il match. Fallo su Ruzier da parte di Freeman, rimessa d'attacco ancora per Trieste, partita che si sta un po' incattivendo in questi ultimi minuti, 5 minuti e 7 secondi al termine dell'incontro. Ferrero, Reyes, Ruzier prova il tiro dagli 8 metri, lo sbaglia, il rimbalzo recuperato da Campogrande, 13 secondi, Reyes finta il tiro, va in penetrazione, la virata e poi il tentativo in semigancio, l'appoggiata ancora che non riesce, rimbalzo di Sergio per la Fortitudo e Reyes ovviamente un po' da leader tecnico e emotivo ha provato a caricarsi la squadra sulle spalle. Comunque encomiabile per questo, ma purtroppo senza grande successo. Pallone sventagliato dalla parte opposta del campo per Aradori, la tripla fuori bersaglio, si ferma sul primo ferro la conclusione del giocatore della Fortitudo, Ruzier. Bildera il blocco, riceve in pick and roll, poi il pallone si spegne nella parte bassa del tabellone, dall'altra parte Bolpin va fino in fondo, fallo di Ruzier. Canestro di Bolpin e la Fortitudo letteralmente vola, 56-81, più 25, tiro libero supplementare per la squadra di Caia, Bossi pronto a rientrare al posto di Michelino Ruzier, così come Ogden per Freeman, Caia che ha potuto fare staffetta fra i due giocatori americani in questo match. Per Trieste esce anche Reyes e entra De Angelis, 25 di margine per la Fortitudo, due tiri liberi a disposizione di Bolpin, giocatore assolutamente importante per la Fortitudo, 4 punti ma tanta grinta, tanta difesa soprattutto in una formazione, quella di Caia, che è chiaramente la miglior difesa del campionato. Bildera, Campogrande, De Angeli, Ferrero, la tripla non va a bersaglio, rimbalzo di Ogden e la Fortitudo a questo punto controlla totalmente le operazioni. Va a mettersi spalle canestro Sergio, poi il pallone quasi recuperato da
De Angeli, la Fortitudo lo gestisce nuovamente, 6 secondi, 5 secondi, Ogden deve tirare in sospensione, il pallone è fuori misura, il rimbalzo di Campogrande. Bossi cerca e trova Capitan De Angeli, fuori per Vildera, quintetto tutto italiano per Trieste in questo momento. Ancora Campogrande, la tripla la mette a bersaglio Luca Campogrande, che in questa seconda parte di partita ha messo comunque il suo contributo in una partita particolarmente difficile. 59-82, Volpin, su di lui c'è Vildera dopo il cambio che vede Bossi sotto su Ogden, che sfrutta il mismatch e va a canestro in semigancio. 59 Trieste, 84 Bologna, Bossi, Vildera, vede Campogrande dalla parte opposta per la tripla che non va a bersaglio sul secondo ferro, ancora Vildera recupera palla e va lui spalle canestro, due avversari dal lato opposto per De Angeli che prova ancora il tiro fuori bersaglio ancora una volta, rimbalzo di Vildera, il fallo, due tiri liberi per il fighter della pallacanestro Trieste. Questa sera veramente difficile la situazione al tiro della formazione di Christian, entra Panni, esce Fantinelli, siamo a 2.35 dal termine. Una partita che a questo punto ha oggettivamente ben poco da dire. Fortitudo che ha dominato il match sin dall'avvio, prima di tutto in difesa, poi in attacco, tre triple segnate nei primi tre tentativi e poi la formazione di Caia ha messo l'overdrive mentre la pallacanestro Trieste ha litigato col ferro e ha proposto una difesa oggettivamente non all'altezza. 60-84, più 24 per la Fortitudo con Panni. Volpini in uscita, riceve palla, buona difesa ora di Campogrande che prova a metterci un po' di fisico, pallone fuori per Sergio Panni, l'uscita di Aradori, 5 secondi, 4 secondi, palleggia, a questo punto deve prendersi il tiro, poi sceglie un passaggio per Ogden che recupera palla e tira, però con i 24 secondi già scaduti non vale il canestro, ancora più 24 per la Fortitudo, 2-10 da giocare. Rimessa laterale di Bossi a servire Vildera in un'inedita posizione di playmaker, Vildera va in penetrazione, fino in fondo, appoggia il vetro, bravo Vildera a prendersi il canestro. 62-84, Panni che chiaramente ora si prende tutto il tempo del mondo, la Fortitudo vuol portare la nave in porto, 1 minuto e 47 secondi da giocare, sale il coro della curva nord che non ha mollato i ragazzi di coach Christian per un secondo, purtroppo questo non è bastato a mettere in campo una prova di spessore. Errore in attacco della Fortitudo, ancora più 22 la squadra di Caia, 62-84, 1 minuto e 35 da giocare, De Angeli a portar palla, Campogrande, l'ostacolo è un po' Bossi e il suo diretto avversario, scambia con Vildera, ancora De Angeli, recupera palla, subisce il fallo di Panni, la Fortitudo è in bonus e quindi ci saranno due tiri liberi. Il capitano di Trieste che prova in qualche modo a ridurre il margine di svantaggio. Trieste che ovviamente dovrà resettare e ripartire dopo questa partita perché le attende la parte più difficile di questo girone d'andata, tutte le big praticamente in fila. 63-84, più 21 Fortitudo, 1 minuto e 15 al termine di questa partita che si è rivelata molto molto diversa dalle attese. Tutti si aspettavano una partita, una sfida punto a punto, e invece è stato un assolo della Fortitudo Bologna sul campo di Trieste. Aradori, il pallone arriva in qualche modo a Ogden che tira, sbaglia, rimbalzo di Bossi, meno di un minuto da giocare, si proietta dalla parte opposta il
playmaker anche lui triestino, Ferrero nell'angolo, Campogrande, il tiro fuori bersaglio, rimbalzo di De Angeli, 12 secondi da giocare, Ferrero va in penetrazione centrale, Vildera, ancora Bossi, 7 secondi, 6 secondi, Bossi fino in fondo, appoggia il vetro, non segna, recupera Vildera, c'è il fallo. Due tiri liberi per lui, 63-84, 21 punti di margine per la Fortitudo, mancano 34 secondi al termine del match. Primo tiro libero a bersaglio per Vildera, entra anche il secondo. 65-84, più 19 per la Fortitudo che in questo momento va sotto i 20 punti di margine. Panni in attacco, lo scarico per Ogden impitturato, spalle canestro. Nell'angolo, pallone perso, sono gli ultimi 11 secondi della partita. Nove secondi da giocare con Bossi, fuori per Campogrande. La tripla fuori bersaglio ed è praticamente finita. 65-84, la Fortitudo Bologna fa percorso netto, 5 vittorie in 5 partite. Trieste perde in casa per 65-84, 19 punti di